chiede di intervenire Marina Montagnini. Ringrazio moltissimo, una bellissima relazione che ho seguito con estremo interesse, però vorrei esprimere un punto di vista diverso. Con l'accenno a un caso di un giovane psicotico con allucinazioni uditive. In breve, penso che abbiamo due visioni diverse, neppure complementari, perché lei lavora giustamente secondo delle interpretazioni simboliche. Invece io sarei stato curioso in questo paziente di costruire la sua infanzia, perché lui ha cominciato a essere in un mondo di fantasy, cioè aveva una realtà alternativa di fantasia sensoriale che ha comunicato alla ragazza. È probabile quindi che questo ritiro sia poi diventato qualcosa di chiaramente psicotico, con le allucinazioni che lo opprimevano, lo perseguitavano e lo disprezzavano. Non dimentichiamo che lui aveva l'angoscia di essere considerato gay, le sue cose. Poi non so perché il paziente è riuscito a liberarsi delle allucinazioni. Qualcosa di buono deve essere successo, però diciamo così, non credo che il problema sia un problema di castrazione, perché non ha nessuna connessione, secondo me, con la storia infantile da cui poi i pazienti traggono alimento per lo sviluppo psicotico. Ad esempio, avrei lavorato molto sulla parte psicotica di lui, cioè le voci allucinatorie, erano la parte psicotica che tentava di dominarlo, di opprimerlo, in modo da valorizzare molto la sua parte sana, in modo tale da aiutare a comprendere la sua storia, perché questo secondo me è stato un bambino ritirato in un mondo di fantasia, probabilmente era anche un bambino isolato. Ecco, secondo me è molto importante aiutare il paziente a capire com'è nata la seduzione verso la psicosi. Ecco. Quindi, ho ascoltato con interesse, ma abbiamo due visioni diverse perché lei in fondo usa un metodo che è un metodo già originario, cioè tutta l'analisi del primo Freud, anche dei freudiani, era ovviamente dei colleghi francesi, è proprio come nucleo l'Edipo, la castrazione. Io credo che non si possa, diciamo così, è un evento buono che lui non abbia più delirato o comunque non abbia più parlato a lei del delirio, che spesso nei pazienti psicotici viene celato, quindi uno finisce la terapia e poi il delirio riprende, perché come ho scritto, come ho visto anche per mia esperienza, io ho avuto un paziente di 7 anni che era migliorato, ho scritto anche un lavoro per l'International, ha avuto una ricaduta, cioè il delirio rimane sotto la cenere, come un fuoco e poi riprende. Quindi non ci sono elementi per me per discutere in maniera più attenta al suo caso, però è interessante il fatto che apparentemente il paziente abbia smesso di comunicare il suo delirio, insomma. Va bene, grazie. Vuole intervenire benissimo. Okay. No, volevo, mi sembra di aver sentito di un paziente che da bambino si ritirava dalla realtà, c'è cioè uno dei tanti pazienti di cui ha parlato, Franco. Allora, mi veniva in mente una mia paziente. E quindi, più che distacco dalla realtà, erano come delle fantasticherie. Delle fantasticherie che seduta ripensando definisce come una sorta di zona franca, ecco. E credo che sia un rifugio dalle pressioni dell'ambiente esterno, l'ambiente dell'agire, del fare, e quindi una sorta di area appunto franca, come ha detto la paziente poi in seduta pensando a sé bambina. Ecco, quindi un'esperienza sognante, diciamo, in senso costruttivo, non in senso di distacco dalla realtà, ecco, in senso costruttivo. I ritiri, come dice John Steiner, che lui che li chiama rifugi della mente, possono essere di diverso tipo. Possono essere anche di
tipo grandioso, sadico, oppure anche sognanti. Ecco, secondo me si tratta di dare uno statuto, se ne parla poco in psicanalisi, al ritiro. Nel caso suo, evidentemente, alcuni ritiri, li ho visti in alcuni bambini adolescenti, serve per sottrarsi alle pressioni intrusive dell'ambiente, no? Esatto. Oppure possono assumere diciamo così, un modo sognante, no? Che poi si può anche portare avanti anche in età adulta, in cui le persone a un certo punto si distaggono e fanno un sogno come se proiettassero un film d'amore di cui sono i protagonisti, e loro sono consapevoli che hanno bisogno di questo ritiro e che questo ritiro poi non interferisce. Ecco, invece nel caso dei pazienti psicotici che io ho prospettato, il ritiro è qualcosa di molto, diciamo, più catturante, proprio un modo sensoriale. Questi bambini da piccoli vedono i cartoni animati, ma non fanno come i bambini normali che vedono i cartoni animati e poi vanno a giocare, no, continuano a creare immagini, narrazioni su cartoni animati. E a scuola, ad esempio, hanno un deficit d'attenzione, non studiano e vengono segnalati dai maestri che lo segnalano i genitori. E i genitori si sorprendono perché il bambino era un bambino tranquillo, sì, stava da solo, non giocava con gli altri ed era sempre lì attaccato al computer. Nella psicosi questo ritiro assume un carattere fortemente sensoriale e alternativo alla vita reale. Per cui veramente questo vivere in un mondo di ritirato alternativo sensoriale impedisce lo sviluppo delle capacità psichiche e intuitive, perciò appaiono anche come spesso dei bambini bizzarri e diventano poi oggetto del bullismo a scuola. Almeno questa è la mia esperienza per i casi che ho supervisionato. Però ci sono altri ritiri che sono più in fantasia, che sono naturalmente. Sì, infatti io facevo appunto l'esempio di un ritiro particolare, protettivo, evolutivo, costruttivo, appunto, sì. Non è tanto evolutivo, perché quello sarebbe una fantasia, perché io. Una fantasticheria, lei parla di fantasticherie proprio. La fantasia è qualcosa di creativo, tutti noi dobbiamo avere la fantasia. Il bambino che dice farò l'astronauta da grande fa una fantasia e farà non solo l'imprenditore o qualsiasi altra cosa. Quindi bisogna distinguere la fantasia fisiologica, creativa, dal ritiro nella fantasia o nella fantasticheria, che secondo me ha diverse qualità e diversi gradi. Però secondo me, ecco, bisognerebbe che il pensiero psicanalitico si soffermasse in questo concetto, che salvo quello dato da Steiner, che però l'ha collocato in una visione kleiniana in relazione alla, diciamo, alla posizione schizofrenica depressiva, secondo me impoverendo il concetto, e dilatandolo troppo, si sarebbe proprio da studiare, perché molto spesso i pazienti che noi abbiamo vivono in un mondo alternativo. Cioè, c'è proprio un bisogno, ecco, di vivere nella fantasia. Va bene. Poi adesso, Allora, con internet, si è continuamente nella fantasia, nelle relazioni di superficie, immaginative, eccetera. Anche questo è un problema che dovremmo studiare. Va bene. non so se c'è Blast Apollo Iaz, perché 20-25 anni fa scrisse un lavoro su questa cosa della fantasticheria come distinta dalla fantasia e anche dal delirio. Lì sono Infatti. questioni che andrebbero Infatti. riprese. Riccardo. Romano, Ciao Riccardo. ciao. Volevo chiedere a Franco De Masi se mi può far capire meglio, visto che lui ritiene che l'originario metodo psicoanalitico non va bene nei casi più difficili, per curare i casi più difficili, quindi niente interpretazione, eccetera, insomma quello che lui ha già detto. Qual è il metodo che lui prevede di poter usare per affrontare questi casi difficili, così come lui li ha descritti? Perché non l'ho capito bene, nei dettagli della tecnica, di quale modalità, quale metodo alternativo a quello classico.
originario, come dicevo. Questa è un'utile domanda, posso fare alcuni esempi. Io ho avuto un paziente psicotico. Ti pregherei di parlare più forte, sarò sordo io, ma io non ti riesco a sentire. Facciamo così. Io ho avuto esperienza di un paziente psicotico che ho preso dopo circa 20 anni di lavoro analitico, perché non ho mai osato prendere un paziente psicotico in analisi, pur essendo io psichiatra e avendo lavorato in trincea per 20 anni, e questo paziente psicotico era migliorato. Ma con questo paziente io continuavo ad aspettarmi sogni, associazioni e così via. Quando mi avvicinavo al suo episodio psicotico, lui si era buttato da un cavalcavia perché aveva un delirio di essere diabolico e di uccidere con il pensiero gli altri. Quando mi avvicinavo a questo paziente, mi diceva: ma no, cosa vuole? Andiamo a indagare sulla mia nevrosi, eccetera. Chiaro, lui aveva una paura terribile che andassimo a vedere il motivo per cui lui è diventato psicotico. Io questo paziente l'ho perso dopo 7 anni perché era migliorato. Ho scritto un lavoro sull'International sulle allucinazioni e sul superio, perché avevo inquadrato un problema. Lui era diventato allucinato gravemente nel corso di una vacanza. Io sono rimasto talmente colpito che per anni ho pensato alle cose che non avevo capito di questo paziente e ho cominciato a capire quello che non avevo analizzato. Ad esempio, una delle cose che non avevo analizzato con lui era il modo con cui lui aveva avuto l'episodio psicotico e era stato anche ricoverato, perché il paziente me lo impediva. Allora ho fatto delle riflessioni, naturalmente ho letto, ho ascoltato Sells, tutti gli psicanalisti che sono. Allora, come lavoro io col paziente psicotico? Dipende dal paziente psicotico. Faccio l'esempio di un paziente. Il paziente psicotico arriva e mi dice che ci sono appunto gli arabi che stanno facendo un complotto con lui perché vogliono ucciderlo. Lui non può andare al bar perché il cameriere sicuramente gli mette il veleno nel caffè. Non può neanche stare in casa perché gli arabi hanno comprato la portinaia e quindi gli metteranno il veleno nell'acqua potabile. Io cosa posso dire? Io cerco di farlo parlare e di chiedere come mai pensa questo e da quando ho cominciato a pensare questo. Cioè cerco di analizzare con lui l'origine del suo delirio, chiaro? Allora vengo a scoprire che lui aveva litigato con un arabo all'estero, perché secondo lui l'arabo gli aveva portato via la ragazza. Lui era andato a protestare con l'arabo non aveva risposto, poi era scomparso dal college dove stava, quindi lui ha cominciato a delirare che l'arabo, insieme a degli amici che lui ha visto in un convegno, hanno fatto il complotto. Poi lo stesso paziente, una volta che mi ha visto fuori a mezzogiorno, lui era al bar, mi ha visto, il giorno dopo ha avuto un delirio di persecuzione nei miei confronti dicendo che mi ha visto correre dopo la sua seduta, che io stavo andando in un negozio di arabi a denunciarlo per farlo ammazzare. Potevo interpretare dicendo: lei ha proiettato su di me la sua angoscia persecutoria e io sono diventato un amico dei suoi persecutori. Non ho fatto questo perché non avrebbe capito. Gli ho detto: ma scusi, come fa lei a pensare che io, che sono il suo analista, possa avere l'idea di ucciderla? Mi spieghi? Cioè l'ho indotto a pensare sulla costruzione del delirio. Quindi io ho questo metodo di riuscire a lavorare con la parte sana in modo da rendere potente la parte sana che deve, diciamo così, comprendere, ridurre, contenere la parte. E per tutti questi anni lui ha avuto più e più volte deliri, che io ho descritto in questo libro, Svelare. Un terzo del libro è dedicato alla descrizione di tutti i deliri più importanti che ho avuto. Quindi ho questo metodo, cioè ho in mente l'intuizione di Bion, della parte psicotica che tenta di conquistare, di colonizzare la parte sana. Cerco di allearmi intuitivamente con la parte
la parte sana, per fargli capire che la parte psicotica è una parte pazza, perché i pazienti non pensano che la parte psicotica sia pazza, anzi è sana, perché spesso li illude della loro grandiosità, gli offre dei piaceri inusitati. Quindi lavoro in questo modo. Ecco, non posso fare interpretazioni simboliche perché non li capirebbero. Perché se io dico, il paziente porta un sogno, io gli rivelo, secondo me, cosa c'è sotto il sogno, il paziente pensa che io gli stia rivelando un'altra realtà, perché non hanno la capacità simbolica. Più avanti, ad esempio, ho portato questo sogno, questi sogni, questi due sogni di lui che cerca di mettere d'accordo i democratici e i repubblicani, perché più avanti lui stesso li aveva definiti come psicotici ed era possibile interpretarli. Quindi bisogna lavorare in altro modo. Se io lavoro, primo, cercando di capire come il paziente costruisce la psicosi e il delirio, come ha cominciato a costruirla, perché questo paziente, ad esempio, negli anni avanti, verso il settimo, ottavo anno d'anno, ha cominciato a ricordare la sua infanzia, a ricordare com'era da piccolo, com'era esaltato da piccolo, scappava da scuola per fare grandi imprese, i genitori hanno dovuto chiamare la polizia una volta. Quindi era già un bambino megalomane e grandioso. E quindi lui ha cominciato a distinguere la parte sana dalla parte megalomane. Poi è chiaro che molte volte il paziente, anche in analisi, cade in crisi psicotiche. Lui è caduto in gravi crisi psicotiche almeno 2 o 3 volte. Però è rimasto sempre attaccato all'analisi, è venuto sempre, quando stava malissimo si faceva ospitare dai genitori, e quindi c'era un collegamento tra me e lui, la parte sana. Cioè bisogna, secondo me, riuscire a aiutare il paziente a far funzionare la parte potenzialmente sana. Col paziente neurotico non è necessario, perché il paziente neurotico ha quell'io auto-osservante che quando noi proponiamo interpretazione l'accetta o non l'accetta, abbiamo un collaboratore interno. Col paziente psicotico bisogna aiutarlo a distinguere la parte psicotica dalla parte sana. Cioè, cosa posso dire una cosa sul sogno? A me sembra un sogno più che psicotico, invece un sogno nevrotico, dove ci sono due parti in conflitto che cercano, due parti che cercano di integrarsi, che sono in conflitto, repubblicani e democratici, dove non c'è una scissione ma c'è una possibilità di conciliazione. A me sembra un sogno nevrotico più che psicotico. No, invece no, perché lei deve dire che posizione ha il paziente. Il paziente ha una posizione megalomane, lui che non conta niente discute con i grandi della terra, i repubblicani, cioè se lei vuole fare interpretazione solo deve farla completa, cioè deve dire che il paziente è in una posizione di adulto con altri adulti, ma il paziente non può mettere d'accordo i democratici e i repubblicani, capisce? C'è una megalomania. E poi ormai questa cosa è entrata anche nel discorso, per cui lui, distinguendo questo paziente nel corso dell'analisi, ha fatto un sacco di iniziative, pittura, ha fatto un gioco, voleva scrivere un libro, non è mai riuscito a niente perché era megalomane proprio, e anche se io discutevo con lui, ecco, adesso non lo fa più, si dedica ad educare il figlio e lo sta educando bene, perché lui si meraviglia, ad esempio, che il figlio non è grandioso come era lui, che riesce a capire la differenza tra la sua infanzia e quella di un bambino normale. Cioè non dovete affidarvi alla interpretazione contenutistica, bisogna fare un lavoro più riferito al singolo soggetto. La sua interpretazione andrebbe bene per un paziente non psicotico, ma se il paziente è psicotico, io conosco la storia di quando era piccolo che metteva d'accordo il padre e la madre, ho sempre detto, lei era come Gesù che andava nel tempio a discutere con i sacerdoti. Bravo, complimenti, cosa sapeva lei dei conflitti che c'erano tra suo padre e sua madre? Ma lui credeva di amministrare la sua saggezza. Cioè, Aura. L'interpretazione deve essere fatta anche tenendo conto della storia del paziente, secondo certo. Me. Certo, certo. Va bene. Laura, tocca a te. Tardi, sarò breve, grazie De Masi. No, io credo che vadano valorizzati alcuni aspetti del discorso di De Masi
In particolare vorrei valorizzare la differenza fra, anche pensando alla domanda di Giuliana da Campanella, fra la fantasia usata anche come fantasticheria e una fantasticare, e qui mi viene in mente anche di citare Winnicott con tutto sul discorso sulla fantasticare come un elemento anche dissociativo molto precoce del funzionamento mentale. Io, a proposito di questo argomento, penso che l'esperienza di un analista infantile possa farci toccare con mano la differenza fra la fantasia usata dai bambini in seduta come elemento immaginativo, creativo, e la fantasia usata come fuga nella fantasia. Avevo scritto un lavoro sull'International anch'io anni fa, nel 2011, mostrando con dei casi clinici, con un caso clinico di un bambino in particolare, come la fantasia potesse prendere la forma di un proprio ritiro, come ne parla De Masi. Ritiro che anche secondo me va studiato nelle sue varie accezioni, perché De Masi l'ha molto naturalmente approfondito, lo sappiamo, sul piano della compromissione psicotica e di ritiro sensoriale infantile. Possiamo osservare, io penso, anche in pazienti con dei problemi identitari consistenti, come questo ritiro abbia in qualche modo mangiato, corroso in parte la capacità di poter entrare realmente in contatto. Quindi è un qualche cosa che va approfondito ulteriormente. La psicanalisi infantile, da questo punto di vista, ci dice molto, e sarebbe molto importante anche farla, come dire, utilizzarla come un fiume che entra nel pensare al metodo psicoanalitico più in senso allargato. L'altra cosa che volevo valorizzare è il fatto del discorso che faceva De Masi anche rispetto al problema della formazione. Io anche penso che noi dobbiamo anche riflettere come psicanalisti al futuro della psicanalisi, e nella formazione io credo che sia anche molto importante considerare il fatto che i nostri futuri analisti, penso ai candidati, sono sempre più alle prese con dei pazienti difficili, gravi, con dei funzionamenti di carattere psicotico. È così. E allora io credo che noi dobbiamo approfondire queste tematiche sul piano clinico per poter arrivare a un discorso serio e, come dire, modulato sul piano della tecnica, delle tecniche per pazienti con aree problematiche differenti. Altrimenti, andiamo avanti con una teoria che diventa, che non deve essere snellita a tutti i costi, semplificando nel senso psicoterapeutico, ma una teoria che diventa inapplicabile, pur affondando le radici, penso all'albero, nel nostro modello di partenza. Semplicemente questo. Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa, Franco, se no, c'è Angelo Garigliani. Sono completamente d'accordo, io ho lavorato per lunghi anni con la Laura, quindi abbiamo l'esilupa più l'aspetto giustamente infantile anche della variazione, però è anche vero quello che dice lei, che il ritiro, quando non è psicotico, incide sulla forza dell'identità personale, e noi abbiamo molti casi di giovani, ma di pazienti anche che non hanno identità, perché vive un'altra realtà. Poi ci sono appunto i giovani che ho detto che vengono attratti dal ritiro nell'internet, nella fantasia di internet, che gli dà questo senso di eccitamento sensoriale. Anche lì internet è il mondo della sensorialità, tu vedi, pigi tasti, fai, e hai questo mondo di onnipotenza in cui puoi fare tutto quello che vuoi. E questo tipo di pazienti che io descrivo e di cui cerco di capire l'infanzia non sono pazienti spesso traumatizzati, sono pazienti che hanno avuto dei genitori assenti mentalmente, che hanno non avuto le giuste frustrazioni, che sono stati lasciati lì nei ritiri, nei computer, nelle fantasie sensoriali illimitate, ma mancano, vero, di genitori che strutturano la mente, che sono presenti, che sanno dare le frustrazioni. Quindi è tutto un campo enorme, secondo me, da studiare con una visione nuova, perché il rischio della psicanalisi attuale è proprio di rimanere prigioniera di se stessa,
Guardate, è un qualcosa che dico con amarezza. Io sempre più leggo l'International, tutti gli altri, così, vedo sempre che c'è un affinamento, ma non si va oltre il già conosciuto. E questo è veramente pericoloso per una disciplina che è sempre terapia e ricerca, come ha detto Freud. Io ho cercato nella mia vita di fare anche la ricerca, certo su un piano clinico, perché non ho la mente filosofica e concettuale che ha Ferdinando Riolo, come ho detto l'altra volta, però si deve fare ricerca per spostare il terreno più avanti, per far sopravvivere la psicanalisi, perché in realtà se noi siamo poco valutati e anche perché agli occhi dei più non offriamo delle prospettive terapeutiche affidabili. Quando io ero giovane, 20-30 anni fa, i kleiniani lavoravano con i pazienti gravi, con gli psicotici, e semmai, anche leggendo la letteratura e riflettendo, non è che combinassero granché più di noi, secondo me non combinavano più di noi, anche lo stesso Bion, ho fatto uno studio sui pazienti psicotici affidati a Bion, però davano l'idea di affrontare un mondo nuovo e la gente ci credeva la psicanalisi, sia come analisti, sia come semplici cultori, osservatori. Se non diamo questa idea qui, che affrontiamo e che siamo competitivi con gli altri tipi di terapie, perché gli altri tipi di terapie, i cognitivisti, quello che volete, sono terapie sintomatiche. Noi facciamo delle terapie strutturali, cioè dopo anni di lavoro noi abbiamo fatto fiorire la personalità di un paziente, non siamo limitati a, nel caso migliore, parlo dei cognitivisti, a fargli superare una fobia. Quindi dobbiamo fare questo passo in avanti, perciò sono contento e ringrazio il Centro Veneto, ha avuto l'idea intelligente di permetterci di discutere per ampliare anche il nostro modo di vedere. E giustamente, come dice Laura Colombi, dobbiamo pensare anche al futuro, altrimenti finiamo per offrire veramente delle psicoterapie intelligenti, ma se uno non fa ricerca, non allarga il campo dell'applicazione clinica, voglio dire, della psicanalisi, rischiamo di soffocare nei nostri stretti confini. Questo è il mio timore. Dunque, abbiamo sei interventi e sono quasi le 11, quindi dobbiamo andare all'osso. Angelo Garigliano. Sì, grazie. A me piacerebbe che il professore De Masi commentasse una citazione di Bion, visto che lo ha citato molto rispetto ai suoi studi, al funzionamento psicotico. La citazione è di un articolo che si trova in Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico. E l'articolo è Note sulla teoria della schizofrenia, in cui Bion parla del fatto che ha trattato tre psicotici per 4-5 anni e dice: nell'affrontare questi casi non mi sono mai discostato dai procedimenti che uso di solito con i neurotici. Vale a dire che la mia cura precipua e costante è stata quella di analizzare il transfert positivo e negativo. Le prove a sostegno delle mie interpretazioni vanno ricercate nel controtransfert, nel comportamento del paziente e nelle sue associazioni libere. Cioè, mi sembra che questa cosa sia in contraddizione con invece alcune deduzioni che faceva il professore. Sì, ma io lo dico, ma io lo dico. Se lei legge il mio libro su Svelare, io dedico alcune pagine a Bion e dico prima di tutto che lui diceva agli psicotici delle cose che nessun psicotico poteva prendere dentro. Faccio un piccolo esempio. Quando un paziente parla di qualcosa di nero, Bion dice che mesi prima lui aveva gli occhiali neri e che quindi il paziente stava pensando a lui con gli occhiali neri che rappresentavano il seno. Allora, il paziente psicotico può anche migliorare. Io non credo però che quel tipo di interpretazioni che dava Bion ai pazienti psicotici erano in grado di veramente mobilitare la parte sana, per cui io apprezzo Bion come teorico della psicosi,
lo apprezzo meno come clinico, perché era, secondo me, abbastanza onnipotente. Scusate, io sono... Ma secondo lei come ha fatto a sviluppare quelle teorie, se non con la terapia? No, l'ha fatto pensando di notte. Se lei legge l'ultimo libro di Bion, e studiando i matematici, perché lui dice che lui non sa se ha guarito lo psicotico, se lei va avanti, dice, si sono rimessi un po' in sesto, non dice ho guarito. Guarito, non lo so se la utilizzerei per una psicoanalisi, che significa guarito? Ci sono trasformazioni, cambiamenti, guarito? No, non è vero, la Sigal, ad esempio, un paziente famoso che ha seguito, ha detto che era guarito, perché in dettaglio ha fatto vedere come il paziente non delirava più, salvo poi dire, in una piccola nota, che il paziente dopo 20 anni aveva avuto una ricaduta. Quindi se le legge bio, io lo dico, che lui dà un paziente allucinato, delirante, adesso non mi ricordo il dettaglio, e lui fa delle interpretazioni simboliche su come la paziente prende le parole, le mette nell'orecchio e le spelle dal naso, dagli occhi, eccetera. Ma quale psicotico comprende una cosa del genere? Io dopo 25-30 anni di lavoro, non solo, perché ho fatto per 30 anni un gruppo dei colleghi che lavoravano con psicotici, e quindi di pazienti psicotici ne ho visti alcuni e ne ho visti tanti in supervisione. Come si fa di una cosa del genere a un paziente così? Poi voglio dire, tutto è possibile, ma se lei va a vedere i casi clinici, io lo scrivo perché io non ho la reverenza per Bion, io lo rispetto, ma non ho l'idealizzazione come se fosse, diciamo, il Vangelo, come purtroppo succede in alcuni di noi. Se lei va a vedere, lui interpreta, sì, perché lui non poteva dire che non interpretava il transfer, che non dava interpretazione, se no Melanie Klein lo trucidava con lo sguardo, perché non potevano nessuno di loro dire non si può lavorare. Ma se lei legge anche Rosenfeld, Stati psicotici, il libro di Rosenfeld, è tutto sul transfert. Ma chi ti dice che il paziente guariva? Cioè, erano dei tentativi, perché loro applicavano la teoria psicanalitica kleiniana agli psicotici. Io mi differenzio da questo. Credo che invece ho preso tante cose che Bion ha detto, anche con un linguaggio, diciamo così, a volte iconico, per capire il modo di funzionare della mente del paziente psicotico. Quando lui dice, ad esempio, che il paziente psicotico non può utilizzare gli strumenti per uscire dalla psicosi, perché in realtà li ha distrutti, questo è vero, devi fornirglieli, aiutare a svilupparli. Ma guardate, il transfert nella psicosi, l'unico transfert che si realizza è il transfert psicotico, che è molto pericoloso. Invece quello che si realizza è la relazione analitica col paziente, cioè il paziente si affida con la sua parte sana all'analista. Purtroppo a quel tempo di Bion, scrive queste parole, non c'era distinzione tra il transfert e la relazione. Invece la relazione funziona, il paziente, il mio paziente, quello di cui ho parlato, 4 volte alla settimana sul lettino, per anni e anni. Capite? È la relazione quella che salva. Il transfert, sì, c'è un transfert paterno, anche il mio paziente mi imitava come faceva, ha fatto col padre. A un certo punto ha scoperto che esistevano le emozioni e voleva andare insieme a una sua cugina a insegnare ai bambini delle elementari l'esistenza delle emozioni. Mi imitava, voglio dire. È un transfert, ma non è quello l'essenziale. E la cosa essenziale è che lui funzionava secondo una modalità psicotica. Quindi, se lei mi... possiamo anche continuare a discutere su Bion, mi fa piacere e la ringrazio, però voglio dire, bisogna anche essere un po' critici con le cose che Bion dice, dai, perché Bion ha detto delle cose intelligentissime, ha detto anche delle cose o inutili o sbagliate e un po' così campate per aria, insomma, dai, va bene. Io mi permetto di darmi la parola, perché sì, mi ero messo in nota. Sì, prego. Allora, mi pare che rispetto alle domande che noi abbiamo posto ai nostri invitati, la tua risposta sia no, non è vero che usiamo tutti il metodo
che consideriamo classico, perché deve essere adattato a situazioni che sono diverse. Quindi l'unanimità sul usiamo tutti lo stesso metodo dobbiamo metterla da parte. Allora, dopodiché tu dici dobbiamo costruire una metapsicologia della psicosi, che credo potrebbe andare nella direzione di quello che diceva Riolo l'altra volta, e cioè di costruire una teoria capace di tenere insieme tutti gli elementi introdotti da quelli che tu l'altra volta chiamavi modelli, forse anche prima li hai chiamati modelli. Allora, che cosa capisco io avendoti ascoltato? Capisco che quando si creano particolari circostanze, dico originariamente quando il bambino è molto piccolo e si creano condizioni di frustrazione, incomprensione, eccetera, 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 una delle soluzioni che il bambino può adottare è quella di attivare un ritiro. Sì. Attiva un ritiro e questo, usando i tuoi termini, attiva una progressiva trasformazione del funzionamento psichico. Certo. Che cosa vuol dire questa trasformazione? Perché in tanti passaggi si capisce che tu metti in evidenza la parte attiva del soggetto nel riconoscimento e talvolta addirittura nella scelta del rifugiarsi e dell'adottare il sistema delirante, sì, anche quando il sistema delirante è palesemente contrario al benessere e alla sopravvivenza. Più o meno era quello che dicevi anche prima. A quel punto, se capisco, il suggerimento è: noi proponiamo al nostro paziente di esprimersi liberamente, che è diverso dall'associare liberamente. Di fronte ascoltando questo esprimersi liberamente, l'analista, per sua formazione, ascolta con l'attenzione fluttuante, ma non è quella la parte di ascolto a cui presta maggiore attenzione. La maggiore attenzione viene rivolta al funzionamento dell'io del paziente. E credo che se vogliamo costruire una metapsicologia dobbiamo servirci anche dei termini che ci permettono di comprenderci. Il punto è che, se capisco, tu dici noi dobbiamo stare attenti a non interpretare la componente difensiva dell'io, ma dobbiamo svelare all'io la complicità che ha nei confronti della scelta delirante. Sì. In questo modo noi lo mettiamo di fronte agli elementi che crede possano essere positivi per il suo benessere, ma gli facciamo vedere il danno che ricava da queste sue scelte. Questo, mi sembra di ricavare dal tuo discorso, è l'elemento essenziale del lavoro che si fa in queste situazioni, che poi beneficia di quello che tu hai detto poco fa, e cioè il nostro interlocutore è disposto a allearsi con la nostra proposta perché sta fondando progressivamente una relazione rassicurante dove si verificano quei processi di intesa reciproca che erano stati carenti all'origine. Quindi, creandosi questo tipo di humus, noi
insediamo delle condizioni per cui possiamo, diciamo, proporre o sedurre, diciamo, il paziente verso una direzione diversa, che non è più quella di rifugiarsi nel delirio, ma di rinunciare a questa, che a sto punto, e tu sei stato maestro anche in quell'ambito, diventa una perversione dell'io. Sì, perfetto. Guarda, hai detto le cose in modo chiaro che io non saprei formulare. Le hai formulate in modo chiaro, perché nella psicosi avviene quello che viene, tu hai usato la parola perversione. Perché l'io del perverso viene, diciamo così, soggiogato dalla perversione? Perché la perversione offre all'io del perverso un godimento, un eccitamento che la normale relazione amorosa non dà. E anche lo stesso delirio inizialmente offre al paziente un piacere, una grandiosità, un appagamento che il mondo reale, avendo poi un mondo a volte anche difficile, deludente, frustrante, non gli dà. C'è un famoso romanzo, che più che un romanzo è la cronistoria di una reale psicosi, di questa Greenberg, che è stata una paziente analizzata dalla von Reichmann, che doveva scrivere il suo, diciamo così, il suo percorso da psicotico a guarigione insieme alla von Reichmann. Comunque poi lui ha scritto lei, perché la von Reichmann era vecchia, non è riuscita. Il libro, se lo trovate, leggetelo, perché è molto istruttivo, ad esempio andrebbe studiato dai nostri allievi. Il libro si chiama Non ti ho promesso un giardino di rose. Bene. Questa paziente, Greenberg, dice che, tra l'altro ho visto anche delle interviste su internet, non so se sia morto o meno, ma qualche tempo fa le ho viste. Lei dice che era una bambina ritirata perché si era alleata con un mondo, il mondo di Ur, non so se dico bene, che in realtà quando lei aveva un dispiacere la ricompensava di tutti i piaceri della vita, lì la ammirava, la seduceva, eccetera. In un secondo tempo, però, questo mondo di Ur diventa un mondo cattivo, persecutore, minaccioso. Diventa la banda mafiosa che è stata descritta, ad esempio, da Rosenfeld e forse anche da Meltzer. Allora, vedete come il delirio ha un aspetto di fascinazione perversa. Se voi ascoltate i pazienti, loro vi dicono: quando ero bambino io godevo nel fatto che avevo un mio luogo in cui i miei genitori non potevano assolutamente entrare. Ero solo e me la godevo e non comunicavo con nessuno. Quindi si crea un ritiro, capite? L'operazione che ha fatto Freud è che ha diviso il ritiro, cioè il distacco dalla realtà, dal delirio, e ha pensato che il delirio fosse, diciamo, un tentativo di recupero della realtà. Invece io credo che ci sia un collegamento, una progressione successiva. Il ritiro sensoriale a un certo punto, ai 20, 21, 25 anni, diventa delirante. Anche il paziente di prima, per un certo periodo, il paziente che... La prima collega che è intervenuto ha descritto sommariamente. Prima era un gioco di fantasy che raccontava anche alla sua fidanzata, poi è diventato un delirio allucinatorio. Quindi c'è una seduzione, cioè il mondo alternativo seduce la mente. E quindi, come dice te, bisogna lavorare, perché in realtà il paziente poi deve uscirne, perché se no, come dice anche Bio in un famoso frase che io cito sempre, poi dopo è l'inferno. Dio non dice così, ma dice è una prigione da cui non si può più scappare, capisci? E quindi quello che dici tu è giusto, che noi dobbiamo allearci così intimamente con la parte sana del paziente, aiutarlo a sviluppare delle qualità che non aveva prima. Ad esempio, col mio paziente che io descrivo in questo libro, io ho lavorato nei primi 10 anni sui deliri che aveva in continuazione, ma poi dopo ho lavorato per lo sviluppo della sua personalità. È diventato un essere normale, ha saputo allevare un figlio, ha cominciato a lavorare, si è fatto qualche amico, è stato considerato una persona normale per bene dei suoi familiari. Cioè ho dovuto fare un lavoro proprio che i genitori non erano stati capaci di fare, ma lui stesso si era sottratto
Perché è vero che non sono solo i genitori, guardate, perché ognuno di voi ha avuto dei genitori non propriamente, diciamo così, del tutto apprezzabili, ognuno di noi ha avuto delle carenze, però noi ci siamo salvati perché abbiamo trovato lo zio, il professore di scuola, l'amico che ci ha aiutato a sviluppare. Invece questi pazienti non hanno potuto farlo perché sono stati sedotti da questa parte onnipotente che veramente li ha invasi, perché appunto è meglio sentirsi Dio che essere una persona che deve affrontare la vita con i suoi mezzi. Però ti ringrazio per quello che hai detto. Ecco, per quanto riguarda la metapsicologia allargata, noi dobbiamo essere attesi che Freud ha scoperto, come si dice, come ha fatto come Colombo, ha scoperto un territorio e credeva che fosse le Indie. Invece è un'America, un vasto territorio. Quindi in realtà col discorso intuitivo, intelligente, che diciamo così, che Freud ha fatto con le associazioni libere, lui ha scoperto il funzionamento intuitivo della mente, chiaro? Quindi non ha scoperto l'inconscio solo, rimosso, ha scoperto anche che la mente può lavorare con le associazioni libere per funzionare in modo intuitivo. Ecco, questi pazienti hanno bloccato la funzione intuitiva della mente, che è un grave danno, capite? E quindi la metapsicologia allargata deve avere in mente molti aspetti della mente inconscia. L'inconscio dinamico è soltanto una porzione, e poi ci sono vari funzionamenti, tra cui quelli che io chiamo dell'inconsapevole, che vanno indagato. Cioè, Bion, ad esempio, si è allargato all'inconsapevole quando lui propone il modello della reverie, della proiezione comunicativa del bambino nella mente della mamma, e la mamma intuitivamente risponde. Ha in mente un processo inconsapevole. La mamma non è consapevole, intuitivamente risponde. Ecco, quello bisognerebbe lavorare tenendo presente, per una metapsicologia legata, anche questi territori dell'inconscio e dell'inconsapevole. Altrimenti rimaniamo sempre nel già conosciuto, che noi conosciamo bene. Però è un limite della mente. La mente ha bisogno di altre aperture.